Ciao a tutti, bentornati sul canale e scusatemi sia per la voce che per questa lunga pausa. Infatti non ho fatto nemmeno il video di maggio di Avon, che forse è la prima volta proprio che non riesco a fare il video, un po' per impegni sempre lavorativi e un po' perché non stavo proprio in formissima e quindi insomma ho avuto un po' di problemini che ho spero sistemato. E quindi niente, vi faccio vedere questo video Avon di giugno 2023 che mi è arrivato già praticamente da una settimana. Ma oggettivamente il tempo è sempre insomma tiranno. E ieri poi abbiamo avuto il battesimo di mia nipote Beatrice e ero la madrina, mai fatta la madrina in vita mia per un battesimo. E quindi sono stata molto felice, insomma, è stata una bella giornata e stancante perché, come sempre, questi eventi poi alla fine vanno a finire quasi a sera. Quindi, insomma, o forse, ecco, la voce è dovuta un po' a quello, alla giornata di ieri. E niente, anzi, fortuna che è stata veramente una bella giornata, eh. Diciamolo, speriamo che l'estate, insomma, sia arrivata. Ci confidiamo, tutti un po' in questa cosa, io un po' meno perché in questi giorni che non pioveva, si stava veramente bene, cioè la temperatura e il clima ideale per me era quello di questi giorni passati, con quei 25 gradi, quel venticello, la sera copertina. Allora, vi faccio vedere tutto, ho lasciato proprio tutto qua dentro. Ho degli spediremo, in questo caso sono le borse termiche di Avon, che erano già andate sold out, ma sono tornate, quindi se dovete fare gli ordini le trovate insomma nel vostro. Io al prossimo ordine che farò, non so se riesco a farne un altro a giugno, male che va, arrivano a luglio, va bene, qua insomma non è un problema. E quindi vediamo cosa c'è dentro, però me la metto qua sulla sedia. Allora, ecco qua. Prima di tutto, chiaramente vi faccio vedere la fattura. Poi abbiamo il nuovo catalogo Casa Estate, quindi luglio, agosto, settembre. Poi l'Avon per te che mi sono appena resa conto di non aver nemmeno sfogliato perché era in fondo. Di solito io lo guardo sempre, questo la dice lunga del fatto che non avevo proprio tempo neanche di sfogliare l'Avon per te. Poi abbiamo un po' di cataloghi di luglio. Qua dove troviamo appunto il ritorno dell'olio secco Skin So Soft, che è un prodotto che va molto in Inghilterra, in America, insomma molto amato questo, e poi le terre in perle e il blush, eccoli qua, guardateli, sia il blush appunto che le perle di terra solare. Poi ho preso le buste nuove che costano meno, ma insomma valgono pure meno perché queste qui sono proprio completamente in carta, cioè sono pure carine, però voi capite che questi, due di questi qua dentro, cioè la busta proprio, cioè le altre erano belle perché erano resistenti, ma costavano veramente tanto e queste vanno bene appunto, ne ho prese un po', vedete, piccole e medie. Per prodotti leggeri, chiaramente questi andranno sempre in una busta, secondo me, in plastica o comunque finta tale. E via, vi faccio vedere allora un po' di cosini. Allora, ho un qualche solare, quindi sia questo appunto classico, protezione 50, due protezioni viso matte, quindi senza effetto lucido, sempre 50, e la crema 50 corpo e viso per pelle sensibile. Poi c'è il doposole, scusate, eccolo qua, il tubo da 150 ml, eccolo. Poi ho preso, cioè ho preso, mi hanno chiesto, due bubble bath da 1 litro, questo è Magnolia Gelsomino e questo è Muschio e Giglio Bianco, classici bubble bath. Poi ho preso questi, sono 6 deodoranti fresh che non sono più in catalogo, quindi li ho trovati sull'outlet. Ne ho presi 6 per mia cognata, visto che lei utilizzava tanto questi deodoranti, ho approfittato, io ne ho presi 6 appunto.
poi un fondotinta, questo finish radioso, siero nella colorazione, ve lo dico subito. Ve lo direi subito, eccolo qua, perché è scritto veramente Ivory. Poi ho diciamo, il gloss, l'olio, come lo vogliamo definire questo? È un lip oil, che c'è stato un periodo che non c'era più, invece poi perlomeno era esaurito, e poi è ritornato, che è questo. Questa colorazione qua, come vedete, vi dico che è Shimmering Petal. Questa è la sua confezione. Poi ho Power Stay, ne ho ebbene sì 3, perché erano in offerta, secondo me costavano 2 euro in meno su questo catalogo, quindi se vi piace, insomma, fatemi scorta. 7,99 invece che 9,99 sono gli eyeliner, quindi a pennarello. E poi ho una glimmer stick che è mia, Cosmic Brown, che l'altra volta era in spediremo. E questo classico marrone, eccolo qua, insomma, proprio il classico marrone scuro, senza brillantini, senza niente. Poi ho il Brow Boost volume nella colorazione Light Brown, che sarebbe praticamente quella sorta di mascara per le sopracciglia. Ho poi uno smalto, questo 60 secondi, nella colorazione Nude Secret, che vi faccio vedere, che è questo colore molto, vedete, molto carino, molto chiaro. Poi ho preso, queste sono per me perché anche queste erano in offerta a 14,99, quindi invece che 18,99 mi sembra. Ne ho prese chiaramente due. È la crema quella per pelle sensibile e New al collagene, Retinol, che secondo me è ottima. E quindi non vedo l'ora di rimetterla in uso. Ho poi un pennello Kabuki, questo qui nella nuova linea, questa Total Black. Abbiamo poi due campioncini Enyu, perché c'era, mi sembra, in delle pagine, insomma, in omaggio questo campioncino. E io stranamente questo giro non ho preso campioncini. E poi sull'outlet ho preso questo, un pigiama sempre per... Adesso vanno bene sia a Martina che a Chiara, questi sono taglia S da donna. Questo mi sembra che è dello scorso anno, se non ricordo male. Magliettina, maniche corte, così. E pantaloncino così, che sotto, ah, carino, sotto è fatto così praticamente, con questo orletto ricamato. Io il pantalone sembra che va bene a me, sarà PS. Voglio vedere che cosa c'è un attimo sul vagone per te, se ci sono delle cose nuove. Allora, c'è un nuovo mascara. Fino al doppio del volume con ogni passata. Tornano anche le palette molto carine, le mini palette con gli ombretti, perché in effetti me le hanno anche chieste, ma ultimamente non c'erano più quelle mini palettine con gli ombrettini, mentre prima ce n'erano quelle dell'Avon. Nuovi profumi, diciamo, estivi. Oh, ritorna il mio amato. Io ho amato proprio questo profumo, ce n'ho ancora. Incandescence Lotus mi piace tantissimo perché è floreale, è veramente veramente ottimo. Ah, e poi ci saranno degli shampoo in un nuovo formato, sempre XL 700 ml, ma cambia un po' il formato della bottiglia. Oh, che carini questi, anche formato XL, anzi XXL per le mani. Ah no, gel doccia, detergente corpo e capelli, ah, del Sensis, molto carini. Oh, che carini questi. Guardate questi per i bimbi con l'ama, carinissimi. Lozione mani alla fragola, spray corpo alla fragola, detergente mani alla fragola,
gel doccia alla fragola e bagno schiuma alla fragola. Cioè, carinissimi, al profumo di fragola credo che li prenderà tutti. Poi abbiamo delle maschere della Planet Spa, un nuovo set Planet Spa, un trattamento occhi levigante, balsamo labbra e prodotti per i piedi. Ah, tornano anche i prodotti per la depilazione. Profumatori auto. Insomma, un sacco di cosine interessanti, eh? Quindi qualcosa sapete pur certe che prenderò nell'ordine di luglio, chiaramente. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi fa piacere, lasciatemi un like e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. E quindi non so se riuscirò a fare un altro ordine, vedremo di giugno. E se no, ci vediamo direttamente a luglio, appunto, con l'ordine di luglio. Vi lascio un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Io spero di farne un altro, anche di un altro tipo, ma non lo so, vedremo. Tempo tiranno permettendo. Alla prossima. Ciao a tutti!